Siamo in compagnia di Francesco Ricastro. Francesco, a Messina partita perfetta, sei ritornato al gol, da effetto la US Hub poi ha fatto diciamo, il risultato più netto di tutta la stagione, un 3-0, fra l'altro non prende gol da diverso tempo e questo forse è la giustificazione di questi 6 risultati consecutivi. Sì, siamo contenti per il risultato, siamo scesi in campo con la giusta determinazione, abbiamo ottenuto ciò che volevamo, i 3 punti e poi siamo andati in gol tutti e 3 gli attaccanti, quindi è un chiaro segnale questo, quindi siamo contenti. Il mister si era lamentato tanto dopo la partita di Reggio proprio del sbagliato approccio alla gara, sia con la Pagarese ma soprattutto con il Messina, invece siete stati perfetti proprio in questo, ecco, possiamo dire quindi che ci sono stati più meriti della Juve Stabia che dei meriti del Messina? Sì, certo, diciamo che come ha detto il mister l'approccio è stato sbagliato a Reggio e non doveva assolutamente succedere a Messina e così abbiamo fatto e siamo scesi in campo già dal primo minuto, abbiamo creato diverse occasioni, quindi c'eravamo e abbiamo dominato noi la gara. Un'impressione particolare l'ha fatta anche la prestazione fisica che avete messo in campo, sembra quasi che come il carico di lavoro che avete fatto sicuramente a dicembre nel periodo della sosta adesso stia dando un po' i frutti. Sì, certo, il carico di lavoro abbiamo fatto di cermi appunto è per questo, per arrivare dove magari le altre squadre possono un po' calare, noi teniamo il campo per tutti i 90 minuti e lo teniamo perfettamente. La prossima trasferta dopo domani a Lecce alle 20:45 contro una formazione ecco, importante di questo campionato che ha ristrutturato un po' l'organico a gennaio, sta ottenendo ottimi risultati, vabbè c'è la sconfitta di Caserta ma ci può stare, soprattutto 4 indisponibili, questo può un po' aiutare la Juve Stabia? Ma noi non dobbiamo assolutamente pensare a loro e se hanno il giocatore indisponibile o meno. Noi dobbiamo lavorare come facciamo sempre, arrivare a venerdì sera carichi e soprattutto non dobbiamo sbagliare l'approccio, cioè dobbiamo mantenere lo stesso approccio di domenica a Messina e sicuramente faremo bene. Il padrone Manillo aveva chiesto 4 punti, 3 già sono in cascina con il Messina, si può sperare un colpaccio anche a Lecce? 4 sono pochi, diciamo 6. È chiaro che giochiamo per vincere senza paura, niente, noi andremo là e faremo la nostra partita per vincere.